all'ultimo minuto. Speriamo che l'arbitro fischi subito alla fine della partita, perché è stata una partita molto faticosa, molto sofferta per la bravura del Verona, che è una squadra costruita per vincere, forse per stravincere, quindi fatta di giocatori che ha delle grandissime individualità, quindi poteva far gol anche avendo a disposizione 5 secondi. Però per fortuna gol abbiamo fatto proprio lo scadere, quindi non c'era più il tempo. Poi è stata una gioia immensa, perché, ripeto, la partita è stata molto faticosa, e quindi sicuramente tanta soddisfazione, ma anche perché è stata una giornata un po' particolare. Particolare per i miei ragazzi che hanno giocato senza nessun timore reverenziale contro una squadra molto forte, hanno giocato con grande personalità, hanno subito gol e hanno preso in mano la partita con grande personalità, e questi sono aspetti molto importanti per una squadra che vuole diventare una squadra vera, una squadra vera che possa dare continuità ai propri risultati. E poi io sono stato molto sorpreso, ma mi sa che ci devo fare l'abitudine, da parte dei tifosi. La serata dei tifosi è stata incredibile, perché in un derby essere sotto dopo 7 minuti e vedere tutta questa gente che applaudiva ogni volta che la squadra scendeva, che incoraggiava, e questo in questo momento è una forza. Io è vero che sto dando serenità alla mia squadra, però tutti questi tifosi stanno dando tranquillità. Ogni volta che giochiamo in casa non è più che i miei giocatori hanno timore di giocare dentro nel Luganeo, ma anzi stanno trovando una forza in loro, e vuol dire che ci stiamo capendo, che tutti e due, sia la squadra che la tifoseria stessa, ha capito che può dare una mano, e la sta dando con quello che può, cioè con applausi e con grandi cori di sostenimento verso questi giocatori. Insomma, più che un lavoro tecnico, ha fatto un lavoro anche di psicologia. Il calcio è molto legato alle motivazioni. È vero che un giocatore deve essere bravo, ma senza deve avere talento, ma senza la testa non può sicuramente esprimere tutto il proprio talento. Quindi la testa conta tanto, la psicologia e la mente conta tantissimo, perché può fare la differenza in qualsiasi momento della stagione, della carriera o della partita. Mister, diceva di Granoccia che fa sicuramente un lavoro fondamentale per la squadra, però per un attaccante il fatto che il gol non arrivi sicuramente pesa magari a livello personale. Lui come la sta vivendo? Che capisco anche infatti tu. Io mi ho detto egoisticamente, io sono contento, anche se lui magari non fa gol, però ripeto, se voi andate a vedere i nostri 11 gol, 9 gol c'è dentro il suo zampino, c'è lui che porta via 2-3 difensori, o lui che lo marcano portando via, marcato magari molto da vicino da 2 avversari. Questo per noi è importante, perché vuol dire che sui suoi fianchi o sui suoi lati c'è solo un avversario contro una delle nostre punte. E quindi è un aspetto, secondo me, tattico molto determinante, soprattutto nella fase offensiva. E io lo ritengo in questo momento fondamentale per il nostro gioco, indipendentemente dai suoi gol o meno. Però quello che noi stiamo cercando di creare è una squadra che vinca, non che una squadra che dipenda solo da un giocatore.